Nella storia che viene raccontata di Lazzaro, egli, quando lui era morto, sepolto nella tomba, lui poi chiama Lazzaro, ma a chi dice di togliere prima la pietra e poi di scioglierlo e liberarlo? Non lo dice ai discepoli? E quindi a quei discepoli che sono veramente discepoli, no? Il discepolo può ricevere l'autorità di liberare le persone. Dio desidera questo. Dio vuole affidare ai discepoli questo compito di liberazione. Questa è la vittoria, questa è la gioia, vincere le opere del male e non farsi schiavizzare da tutto ciò che appartiene a questo mondo, a questa terra. Lode Gesù Cristo. E appartenere a Lui. Fratelli, servire il Signore è un grande onore. Essere un servo del Signore, fare parte di uno staff ministeriale, è un onore. Se non lo comprendi, se lo vedi che è un peso, fai un passo indietro. Ci sono tanti che vogliono servire, ci sono tanti che amano il Signore, ci sono tanti che vogliono benedizione, che hanno bisogno di pace, di gioia, perché il Signore, la remunerazione è grande. Certo, compito più grande e responsabilità più grande, ma Dio darà il suo spirito in una misura ancora di più. Lo spirito di questo mondo cercherà sempre di fare inciampare i discepoli. Come? Farli camminare nelle tenebre. Farli cadere nel livello, diciamo, basso, tenebre. Se noi siamo qua e operiamo, è perché lo Spirito Santo ha vinto tutte le negatività, tutti i peccati, tutti i motivi di disunione, tutti i motivi di critica, di giudizio. Questa è la vittoria, vincere l'opera del maligno. Lo Spirito Santo vince, fratelli. Ma la cosa importante che noi dobbiamo focalizzare, e qua chiudiamo, è che Dio vuole affidare a noi questo compito. Grande mandato, quello di predicare l'Evangelo, quello di liberare le anime, di sciogliere le anime dalle catene della morte, dalle fasce della morte, dal peccato, e l'affida a noi per diventare come Lui liberatori, salvatori. Questo è il fine, come dire, dove noi dobbiamo giungere. Anche se è perseguitato, anche se c'è odio verso il popolo, vive nella gioia, vive nella grazia. Anche se vive in questo mondo, non appartiene a questo mondo, perché non è legato, non è sottomesso allo spirito di questo mondo. Quindi poi ce lo dicono l'Apostolo Paolo, Pietro e tutti gli altri, ci dicono: non cadete nel laccio della schiavitù. Non cadete schiavi un'altra volta. Egli ci ha chiamato a essere primogeniti. La primogenitura nel vecchio patto significava avere il doppio della benedizione. Cioè quello che avevano tutti i figli, il primogenito ne aveva il doppio. E lui ci chiama tutti primogeniti. Quindi ci vuole benedetti doppiamente, cioè tu immagina la benedizione di Dio raddoppiata, cioè Egli vuole dare vita in abbondanza, benedizione. Questo nello spirito, che si riflette anche nell'anima e nel corpo. Certo, la risurrezione del corpo avverrà dopo, quella dell'anima avviene giorno dopo giorno, quella dell'anima avviene con la nostra partecipazione a fare morire quelle parti. Egli può fare risorgere ciò che noi facciamo morire sulla croce.
ciò che noi crocifiggiamo, allora quello risorge. Lode Gesù Cristo.